Eccoci qua. Reincarnazione, la prima e l'ultima. Il primo uomo non è certo stato Adamo. Ma cosa si intende per uomo? L'uomo non è semplicemente consapevole di essere un individuo. Molti animali davanti allo specchio si riconoscono. L'uomo è colui che ha la coscienza del creato e non solo di se stesso, oltre ciò che può percepire un animale. L'uomo, cercandone una causa del creato, trova Dio. Da quanti anni vivono sulla terra gli uomini? E il primo uomo che ha preso coscienza, dove si trova in questo momento? Per lui era la prima volta che si incarnava con una coscienza. Il primo essere che concepiva Dio sulla terra, prima, erano ancora animali. E per tutti c'è stata una prima volta. 200.000 anni fa abbiamo scoperto l'arco ed eravamo dei primitivi. Non puoi nascere per la prima volta nel periodo tecnologico. La coscienza cresce partendo dall'inizio. La coscienza nasce in quel momento. Il karma inizia. Il percorso servirà a rendere cosciente ciò che è già dentro di te. All'inizio, cacciatori e raccoglitori, piccole famiglie, poi le prime famiglie allargate, le famiglie degli sposi che si univano. La decisione di unirsi o no a quella nuova famiglia veniva decisa dal capo. Non vi era democrazia in noi. Gli istinti di sopravvivenza e la scarsa coscienza pretendevano leggi severe per vincere la battaglia della sopravvivenza. Poi, a forza di incrociarsi e quindi aumentare di numero, nacquero i primi villaggi. Indirettamente erano tutti imparentati, un branco umano che si è formato grazie ai matrimoni. Il matrimonio è sacro perché permette la sopravvivenza della specie. Quella è una legge. Istintivamente, senza rendersene conto, applica la legge della sopravvivenza della specie. Qualche tempo prima aveva capito che per sopravvivere bisognava essere in molti, anzi, moltissimi. Quindi non fare la guerra a tutti per difendere il tuo territorio come fanno tutti gli altri. Non potevi inseguire la preda nel territorio di un'altra famiglia senza rischiare di essere infilzato da una freccia. L'amore risolse il problema. L'amore è nato insieme alla coscienza. E non parlo dell'amore del cane, ma di quello dell'essere umano. Livello primo del percorso della coscienza. Attraverso le emozioni che arrivano dall'amore, lo spirito prende coscienza della verità attraverso l'anima che vibra. La coscienza cresceva mentre l'uomo si evolveva. Molte vite hanno dovuto incarnare. La vibrazione dell'anima nel tempo crescerà, permettendogli di percepire e vivere in una realtà con la vibrazione cosciente, quella che ha raggiunto dall'inizio del suo cammino nella dimensione della materia. Ma a questo punto mi chiedo: ma sul pianeta Terra ci sono le condizioni per vivere i vari livelli evolutivi dell'uomo primitivo? E la risposta è sì.
La terra ha questa magnifica caratteristica, vi sono dei popoli sulla terra che abbracciano tutto il passato evolutivo della nostra specie. Quindi in questo preciso momento dovremmo trovarci in una via intermedia fra quello che fra quello che siamo e quello che saremo. Parlo di evoluzione tecnologica, ma l'evoluzione delle anime sulla Terra qual è? Sodoma e Gomorra. Ci stiamo avvicinando alla fine dei tempi, almeno quelli culturali? Si tornerà alle origini per ricominciare in un modo migliore? L'evoluzione non è forse questa? Le civiltà sono nate e sono morte. Questa la chiamano la civiltà tecnologica. Dopo di noi vi saranno altre civiltà sulla Terra. E osservando la realtà di oggi non riesco ad andare oltre 50 anni ed immaginare quale sarà la società del momento. La civiltà sta regredendo, l'egoismo sta vincendo la battaglia della sopravvivenza. Chi non è egoista è destinato a non procreare. Si torna indietro dal punto di vista evolutivo del pianeta Terra. Molti spiriti si incarnano in questo periodo perché hanno bisogno di vivere questo tipo di esperienze. In altre epoche ci sono già stati, hanno aspettato secoli prima che vi fossero le condizioni adatte per fare quel tipo di esperienza. La società in cui viviamo è l'espressione del livello medio evolutivo del pianeta Terra e sarà la Terra stessa a determinarne il cambiamento. Fra qualche milione di anni si riformerà il supercontinente. In quel caso, la zona capace di nutrire il popolo sarà ridottissima per via del cambiamento climatico operato dalla formazione di un supercontinente. E nel cammino ritroso verso la miseria più nera, l'uomo percorrerà al contrario la strada che lo ha portato in vetta. Poi si ricomincerà in un modo migliore e quella verrà chiamata l'epoca dell'amore.